Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Tosoni, che mi chiede di parlare del film del 2013 di Ben Wheatley, suo quarto lungometraggio, I disertori a Field in England, girato in uno splendido bianco e nero. È uno dei thriller metafisici horror più particolari e belli del XXI secolo, un'altra volta firmati da uno dei migliori registi appunto di questa mandata, inglesissimo, che ora è rifinito a girare Meg 2. Mamma mia, poverino, dopo aver fatto il troiaio di Rebecca. Naturalmente ho fatto una monografia, mi pare a dicembre, novembre, sul canale. Se volete andare a vedere, potete sentire di cosa ne penso di tutti i suoi film. Anche l'ultimo è veramente bellissimo. Qui si parla praticamente di una storia molto particolare. La storia del film è più o meno questa: durante la guerra civile inglese, quindi metà del 1600, inizio del 1600, praticamente un gruppo di personaggi si ritrovano in questo campo a cercare di scappare appunto dal campo di battaglia. Quindi sono tutta una serie di disertori. Troviamo un assistente, l'aiuto, diciamo così, quello che doveva essere il suo successore, di un alchimista famoso scomparso in quel posto, che è andato lì a cercarlo, interpretato da Reese Sersmith in maniera enorme. Poi abbiamo un disertore dell'esercito, Ryan Pope, con due suoi compagni, Peter Ferdinando e Richard Glover, entrambi ottimi, così come ottimo tutto il cast, che hanno al comando un irlandese che gli dice che li porterà poi a bere un pub di bere, ma che troveranno un grandissimo tesoro, interpretato dal grandissimo Michael Smiley, veramente un attore eccezionale che Ben Wheatley ha usato e riusato. E quindi è un film particolare. Sono questi che praticamente si ritrovano in questo campo e che devono cercare questo tesoro, uno per cercare l'altro alchimista. Poi verrà fuori nel mezzo del film, troveranno l'altro alchimista, lo devono trovare, quindi ci sarà un rito di passaggio dove il nostro diventerà praticamente quasi una bacchetta da rademomante per trovare questo tesoro, e poi tutto quello che succederà all'interno di una storia completamente surreale, grottesca, un film sperimentale, un horror che dell'anima, che ti lascia lì con quel bianco e nero detto incredibile, che parla di cose fantastiche. E però è un film girato in 2 settimane, fatto proprio col cuore, girato con una forza enorme che ancora porta dietro dei segni di un certo tipo di cinema di Wheatley, come di quel grandissimo film non compreso da molti, che è Kill List, un vero capolavoro. E quindi in questo film, che poi è un viaggio psichedelico nell'umano, nell'animo umano, nelle viscere dell'umanità, riesce a trasferire tutta quell'angoscia che i nostri protagonisti sentono all'interno del film, tutta la cattiveria, in un certo senso questa umanità che viene trasportata da un discorso che cambia subito le logiche, da una specie di diffidenza che nasce sempre fra gli esseri umani. Perché qui si parla, insomma, di follia umana che è sempre violentissima e nascosta, come se dovesse scoppiare proprio nel momento in cui non dovrebbe scoppiare, in questo campo dove ogni cosa diventa primitiva e misteriosa solo allo sguardo umano. È anche fantastico poi il sonoro, con una musica a dir poco meravigliosa. Un film che funziona sotto tutti i punti di vista. Veramente per me è un grande film, uno dei più bei film inglesi degli ultimi anni, un'opera straordinaria che il nostro Ben Wheatley purtroppo si scorderà, perché d'ora in poi mi sa che andrà a girare solo merda. Mamma mia, speriamo no, dopo quel blockbuster schifoso torni a fare questo grande cinema, perché qui veramente siamo a dei livelli altissimi. E poi com'è girato il film con quel piano sequenza, la macchina a mano, quei campi lunghissimi fermi che stanno lì per minuti, questa voglia appunto di creare la tensione tramite anche allucinazioni, a tutto quello che diventa ipervisivo, tutto quello che diviene in realtà mancanza di realismo, rende ancora il film più forte, che appunto sta a metà fra questo dramma storico mescolato a questo horror folcloristico e a questo thriller, a questa fuga, riesce veramente ogni minuto ad esaltare lo spettatore. Grazie a questo film, Wheatley, secondo me, cresce ancora di più, un ritmo compatto, stranissimi momenti che si legano però a una voglia, insomma, anche di un cinema alto, ecco, diciamo così, non per dire alla cazzo di cane, ma che però disdegna assolutamente di sporcarsi le mani con la violenza, con l'horror, questo sguardo appunto sulla solitudine umana, sulla miseria umana, che è veramente gigantesco. Per me questo è un film assolutamente da vedere, dovreste comprare tutti, un bianco e nero così non si vede, una regia così non si vede, una colonna sonora così non si vede, degli attori così affiatati, 5 stronzi in mezzo a un campo ci fanno stare in ansia, ci fanno spettacolare, ci fanno divertire, ci fanno stare bene, molto più di 40 milioni di euro che scoppiano da tutte le parti e che non raccontano un cazzo. Questo film può essere anche confuso, può avere dei momenti in cui si perde di qui di là, ma resta il fatto che è affascinante a tal punto che il minimo è guardarlo una volta, e invece la logica porterebbe a comprarlo, così come tutta l'opera di Ben Wheatley, tranne Rebecca, quella cosa lì che uscirà probabilmente, però lo andrò a vedere lo stesso perché darebbe un ben. Quindi il link di questo filmone è qui sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, c'è il pulsante appunto per ricevere subito le notifiche, la campanellina, poi il pulsante del super grazie per donare direttamente qui su YouTube, e poi seguitemi su Facebook e su Instagram, e se vi volete bene andate a vedere la monografia
discografia di Ben Whitley che ho fatto poco fa nelle playlist, ma se cercate Federico Frusciante Ben Whitley su YouTube scoprirete un autore fantastico. E poi ripeto, se volete il mio consiglio, questo non è un film obbligatorio da vedere, questo è un film obbligatorio da vedere e rivedere e rivedere e rivedere, perché da qui passa tanto di quel cinema indipendente che potrebbe dare, e imparare insomma a capire come si può utilizzare un certo tipo di soldi, tecnica e anche storia attraverso però un linguaggio completamente indipendente e di pochissimo budget. Questo comunque resta un film per me indispensabile, ripeto, il link è qua sotto.